Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. È una giornata spettacolare oggi qua a Lux. Ci sta un sole della Madonna e fighissimo. Questa sarà letteralmente l'estate, quindi me la devo godere al massimo, perché poi veramente fra due settimane o una settimana torna come prima il tempo, già lo sappiamo. Comunque benvenuti a un altro video. Innanzitutto raga, grazie veramente, grazie semplicemente di aver lasciato i commenti sull'ultimo video, perché il canale non ha attraversato un momento ottimo. Secondo me il canale comunque è un riflesso un pochino del creator, e negli ultimi 2-3 mesi, anche di più, forse fino quasi, mi spingerei a dire l'estate scorsa, quindi quasi 10 mesi, non è andato al massimo, e però piano piano sto vedendo che piano piano sta migliorando, stanno tornando su un pochino di metriche, e alla fine, dato che comunque le views non sono altissime, io leggo i commenti, e per me i commenti sono quello che capisco veramente che ci sta una comunità, che ci sta qualcuno che guarda dietro la telecamera, quindi veramente apprezzo un casino. Oggi vi faccio vedere un full day of eating. Iniziamo andando da Starbucks perché ce ne ho ce n'ho voglia, semplicemente, lo sapete. Ho fatto già 2 giorni low da quando sono tornato dal mio diet break, e oggi sarebbe la terza giornata in cui faccio praticamente calorie basse. Poi avremo una ricarica domani che non vedo l'ora. Intanto stamattina mi sono svegliato un pochino con un buco nello stomaco, un po' di fame. Prima cosa che faccio, digiuno intermittente, mi vado a prendere quindi un caffè. Si può fare anche in casa il caffè in una maniera shakerata, come vi ho fatto vedere. Qualsiasi caffè che avete, ci mettete del ghiaccio, un pochino di acqua fredda oppure un po' di latte, proprio un goccio, un po' di dolcificante, viene una cosa squisita. Ma oggi per me vado da Starbucks e mi faccio veramente il loro cold brew e col vanilla sugar free. Io spero che vi piaccia questo video, se è così lasciateci un like, iniziamo. E prima di andare a Starbucks mi sono andato a tagliare i capelli, mi sono fatto un bel fresh fade dal barbiere, raga. E mi ricordo che io sono andato dal parrucchiere per tantissimo tempo, soprattutto quando stavo anche liceo andavo sempre dal parrucchiere, ma poi in Inghilterra mi sono convertito, ho iniziato ad andare al barbiere, insomma, ti fa vedere un fresh fade molto più cattivo, molto più da grande, più maturo. Mi devo un attimino accorciare la barba perché mo diciamo che sembra un po' lunga con i capelli così, ma sì, lo faccio quando torniamo a casa successivamente. Allora, cold brew, peccato che non si vede, ma caffè a freddo con, ci ho aggiunto uno splash di skim milk e un pump del loro sciroppo zero calorie alla vaniglia, che è buonissimo, con una sorta di dolcificante. Io non lo traccio con niente, niente, sono veramente fiero di me stesso perché non ho tracciato calorie dall'inizio di questo percorso e non so nemmeno quanto peso ho perso, però visivamente so che mi sto definendo dentro, vedete anche voi dei video dei physique chat, quindi sono veramente felice, perché vuol dire che sono molto in linea con il mio corpo in questo momento, che secondo me è la cosa migliore. Però oggi lascerò le calorie così che le vediamo insieme. Però invece, in modo da non influenzarmi troppo, tipo non voglio tracciare mentre mangio, poi andremo a tracciare alla fine della giornata, così vediamo a che introito calorico stiamo. Fa un taste test. Buonissimo. Mi serviva. E poi raga, oggi mi sono vestito con la drop shoulder vecchia, che è questa qui, e la nuova invece, che spero di rilasciare il prima possibile, è quella che alla fine avete visto in tutti i video, no? La scritta Kaiser qua, che sembra che stia piacendo un sacco, è la mia preferita, e no, veramente, anche rimettendomi questa vecchia, la nuova è così più figa, è un altro materiale, molto più, diciamo, respirante, traspirante, più cotone, meno elastene. Questa sembra tipo molto più pesante, no, con l'altra poi sembra molto più grosso con questa, quindi è quello anche la cosa migliore di tutte. Poi mi avete chiesto collanina che vi ho mostrato, braccialetto eccetera eccetera, proprio a lasciare il link. Il braccialetto purtroppo l'ho preso con Ele a Ostia, quindi non c'ho il link, però tutto quello che è occhialetti che vi ho mostrato nell'ultimo video, collanina e le scarpe, vi lascio il link nel video se volete andare a dare un'occhiata, perché anche prendo tutto su Amazon, costa pochissimo. E dai, e torniamo a casa, se becchiamo con Sammy e vediamo un po' fare il primo passo e poi andiamo in palestra. So, I am back in the studio, mi sono fatto la doccia, fatto la barba, pulito un attimino, mi stanno a gustare un sacco sti capelli, sono appena tornato e mi sono messo a fare dei reel scientifici che abbiamo iniziato pure su TikTok. Non penso che l'avrei mai fatto, invece sta andando fortissimo, quindi se non lo fate vi chiedo di andarmi a seguire su TikTok. Sono praticamente contenuti informativi come facevo su questo canale, ma tipo in bite size format, quindi in un minuto provo a dire tutto, e quindi se stai su TikTok ti lascio qui il profilo. Mo vado a rompere le palle a Sammy, perché mi deve filmare e dobbiamo fare il primo pasto. Tieni Sam. Ok, here we go Sam. Thank you. Allora, pasto pre-workout, c'ho una fame assurda e facciamo un bel pasto ricco di carboidrati, ma anche un pochino di grassi e proteine. Vi faccio vedere subito. Guardate che piatto. So che sembra una palla, però in realtà ho scelto il pane bianco perché lo digerisco benissimo, ce l'andiamo fra 30 minuti, quindi non voglio essere troppo appesantito, però voglio abbastanza carboidrati. Quindi 4 fette di pane, ci ho aggiunto sopra un filo di olio su 2 fette e un po' di sale, sempre per aiutare con il pump. Se avessi avuto una marmellata zero, tipo le Hero Light, che riuscite a trovare all'S Lunga o qualsiasi
qualsiasi supermercato, la Carrefour in Italia, avrei messo quelle, però non ci abbiamo, purtroppo a Lussemburgo non l'ho trovate, quindi sono andato per appunto olio, sale, una sorta di bruschetta. Per le mie proteine vi faccio, vabbè, le Clear Whey, che sapete che sono le mie preferite, queste sono il gusto mojito, se ci mettete dei cubetti di ghiaccio oppure acqua fredda sembra tipo un cocktail. E andiamo a farci quindi 2,5, che dovrebbero essere 25 grammi di proteine, e poi ci aggiungo pure... non ho fatto vedere, questo comunque era il pane bianco che ho messo, quindi pan bauletto bianco molto semplice, magari c'è conservanti o altro, non ci faccio troppo caso, vado appunto perché è super digeribile, almeno per me. Poi vado ad aggiungere 7 grammi di L-citrullina pura, quindi non citrullina malato ma L-citrullina, anche questo per aumentare il pump. Purtroppo Foodspring non la produce ancora, quindi io la prendo direttamente da Amazon. Spero veramente di riuscire, raga, vi dico, vi spoilerò una cosa, spero. Facciamo uno scoop e mezzo di L-citrullina, che dovrebbe essere 7 grammi. Veramente vorrei troppo fare il mio pump product, perché penso che non esista uno buono sul mercato italiano. Però ci abbiamo provato. Quello che avevamo fatto era spaziale. Oh my god. Io proverò a lavorare il massimo per riuscire a farlo, magari chiedendo un po' del vostro supporto, perché costava veramente tantissimo da produrre. Però sarebbe veramente il mio sogno in futuro. Ci ho provato l'anno scorso, ma non avevamo abbastanza soldi per fare la produzione, però quindi sì, per ora 7 grammi di pura L-citrullina. Questo me lo porto e me lo faccio come pre-intra-workout. Come sempre su Foodspring, se volete utilizzate il mio codice di supporto e avete il 15% di sconto su il vostro ordine. Io mangio quasi, ho una fame. Enjoy. Yeah. E poi se becchiamo in the gym. Buono, buon panino, cosa hai fatto? Dai, I feel so flat today, man. Dopo 2 giorni low, tipo, tre credo, cioè, tantissimo, no? Così magretto e cose, infatti oggi in palestra vedremo quanto sono magro. Mi sento proprio presente quando si sente skinny. Ma zì, se metti poi le nostre oversize non ti dai giustizia. Magari mi cambio maglietta. Sì, workout done, sono stanco morto, però almeno sono felice perché non è andato niente male. Mi vedo flat, cioè mi vedo proprio skinny, però è normalissimo. Purtroppo tipo il mio fisico, e penso che sia così per i natural, quindi vi voglio anche mostrare per farvi capire che è normalissimo avere in definizione delle giornate in cui vi vedete meglio e altre giornate in cui vi vedete peggio. E tipo per me, dopo che faccio 2-3 giorni di basse calorie, il fisico è proprio tipo... è come una spugna, no? Ed è come se avessi strizzato via tutta l'acqua. Quindi sì, ci sono un po' più di dettagli, ma come dire, non, i muscoli non sono pieni, non sbattono tipo contro la pelle, quindi non so, il fisico non sta proprio al massimo. E invece tipo già domani che farò un refeed, sia domani verso sera che il giorno successivo a un refeed, sono molto più pompato, anche un po' più acquoso ovviamente, ma molto più pompato. E quindi sì, ci tenevo a dirvi che appunto il fisico cambia in base a tipo quanto mangiate, quanti carboidrati mangiate, quanta acqua bevete, e soprattutto se fate tipo 3 giorni bassi di fila, non aspettatevi di essere chissà quanto pieni muscolarmente. Pasto post workout sarà rapido e uno staple praticamente che mi mangio quasi ogni giorno come post workout. Mezzo di questo pacchetto di riso basmati, a volte lo cucino io, però questo letteralmente lo sbatti 2 minuti nel microonde e ci metti appunto pochissimo tempo. Poi ci aggiungo anche accanto una sola fetta di pane integrale, poi dei pomodorini per volume, che vado ad aggiungerci dentro, e ci butto una scatoletta intera di tonno. Se c'ho una fame, questo sembra proprio... un po' penoso, ma No, vabbè, dai, vuol dire accettare queste cose. In confronto al mio, cioè, che mi sono fatto uova e pane. Lo devo mangiare lentamente, lo mangio troppo rapidamente, poi... Posate piccole, ragazzi, mi raccomando. Sì, ho troppa fame, quindi...
E invece in dieta non sei né soddisfatto né sazio, perché non è che ti sazi proprio, in più pure la scelta dei cibi è un pochino, you know, devi fare una scelta un po' più intelligente, un po' più bilanciata. Sì. Cioè, mancano quelle due cose, quindi praticamente la soddisfazione col cibo, secondo me, almeno in deficit calorico, soprattutto se avete poche calorie con cui potete giocare, non è il massimo, però per questa volta bisogna solo accettare. Mm-hmm. Cioè, alla fine, quanto, un altro mesetto? 30 giorni circa ancora, non ce l'hai forte. Yeah. Mi sono fatte le 8 e mezza riga e solitamente nelle giornate low, anche se mi viene fame dopo il pasto, diciamo post-workout, che come avete visto non è stato grandissimo, aspetto il più possibile, accetto di avere fame per arrivare a cena e arrivo a un punto dove mi basta letteralmente sapere di mangiare, non importa cosa, non importa quanto, mi basta mangiare e sono arrivato a quel punto. Sono adesso le 8 e mezza, c'ho del macinato, non so come fonte di carbo, cosa mi faccio e non so se mi faccio una fonte di carbo. C'ho il macinato, cioè aggiungo un goccio di limone, succo di limone che ho e poi vediamo. Allora, letteralmente qui ho 250 grammi di questo macinato 5% grassi e ci andrò ad aggiungere, lo cuocio qua in questa padella e ci vado ad aggiungere questo che è letteralmente puro succo di limone. Capire come siamo messi, raga. Cioè, ho fatto, se mi entra, guarda il piatto e fa, wow man, it looks great. Sì, vedete voi, ditemi voi if it looks great. Ecco la cena di stasera. Ok, allora abbiamo macinato magro 5% grassi qua, 250 grammi cotto con il limone, poi una fetta di pane, aspetta che non si vede bene, una fetta di pane su cui ci ho aggiunto tipo questa passata mutti col pomodoro e l'ho messa nel microonde, quindi è tipo un po' moscia, quindi un po' tipo pizza, e poi due carote che manco taglio perché preferisco avercele da sgranocchiare intere rispetto a tagliarle. E se state guardando questo piatto e dite ma che è, oggi volevate vedermi mangiare, dovevate seguirmi nella fase di massa quando stavo in America e mangiavo sempre fast food. Qua I keep it real, è una giornata low, mangio poco, è un approccio abbastanza aggressivo e io facendo questa calorie cycling accetto che faccio 2, 3, 4 giorni low carb in base e poi faccio una ricarica, nelle ricariche mangio molto di più, mangio carboidrati come voglio, posso farmi una tazza di cereali eccetera eccetera, magari se volete in un prossimo video vi faccio anche una giornata high carb, ad esempio già sappiamo che sabato probabilmente faremo una high carb e ci facciamo pure un bel burgerozzo la sera, quindi io ho le giornate high e poi queste giornate low che semplicemente non penso al cibo, mangio un pochino così, non è proprio bello da vedere, non sembra buono, diciamo che non glielo offrirei alla mia ragazza, ma questa è un pochino la verità di quello che devo mangiare adesso. Pepsi Max oppure Coca Zero, acqua gassata che mi aiuta a stare pieno. Cioè, qua invece il nostro Sammy si sta a fare una bella steak stasera, eh? Oh yeah, steak e riso. Io lascio tutte le mie calorie alla sera, letteralmente contrario di Gigi. È un mese e mezzo, io mi sono rotto della state benissimo, però la faccio perché mi sono detto, cioè voglio stare meglio a figlio. Dobbiamo fare pure un video però... te. No, ma mi fa ridere perché Sam dice sempre a me tipo sei low energy nei video, poi vediamo sta clip. Vabbè, okay. Ho tipo le 8:30, raga. Poi oggi era back day, che era veramente non c'è romaine. Sei bello morto. Sì, sì. Guarda, oggi è proprio il giorno dove sto che distrutto. Se è low in più c'ho tipo romaine, leg press, tipo a tosto, leg day a tosto. Comunque raga, grazie per tutto il feedback pure che ci avete dato su questi pantaloncini mesh basket. Non sono esattamente come li vogliamo, ascoltiamo tutto il vostro feedback. Scritte più piccole, tutto più minimal, più nel nostro stile, però io me li sto indossando quasi sempre, sono tipo super comodi e questo mesh è tipo super breathable, lo respira un botto. No, ci sta. Diciamo che non ci starà per il lancio estivo, ma secondo me una sorpresina tipo fine estate forse lo facciamo. Dai, bro. Allora, la gioia della giornata arriva la sera, vi faccio vedere quello che sarà l'ultimo pasto della giornata. Questo solitamente me lo faccio magari un'oretta e mezzo dopo la cena e un'oretta e mezzo prima di andare a dormire. C'ho due skyr diversi, questo è quello a frutti di bosco, ovviamente con 0% grassi. Ne avete un casino di questi anche in Italia, alla Carrefour o all'Esselunga, ci stanno i Fruio, oppure ci sta lo yogurt greco, il Total Fage o Faie. 0%, 2% eccetera eccetera. Qua io ho iniziato a mangiarmi questo che sono skyr, 300 grammi, 73 calorie, 173 calorie, quindi questo è un po' più del solito perché c'ha 7 grammi di zuccheri, 10 grammi di proteine, è metà vasetto, me ne faccio metà e poi mi faccio invece questo qua bianco che per 100 grammi c'ha 63 calorie e 11 grammi di proteine, anche questo è metà
vasetto, quindi in totale sarà 400 grammi di skyr. Poi mela per i micronutrienti, e perché la mela sazia tantissimo, è croccante e mi piace. E poi passiamo alla cosa bella della giornata, cioccolato fondente. Questo è quello 70%, perché uno super fondente a me poi non mi piace, invece quello al latte letteralmente una zoletta tira l'altro, comunque un quadratino tira l'altro, quindi preferisco andare sul 70%, che è l'ottimo compromesso tra sapore e, diciamo, dolcezza. E questo mi piace un sacco, mi farò veramente 2-3 quadratini. E poi questa è l'MVP della serata, ma questo mi basta un cucchiaino, è la nuova crema proteica di Foodspring, questa Crunchy Protein Cream con nocciole e cocco, e vi giuro che questa è spaziale. Praticamente quando l'aprite, adesso l'ho mischiata, ma vi viene con tutte, diciamo, una rifinitura qua, una copertura di nocciole, ed è veramente squisita. Infatti qua bisogna stare attenti, ma di solito mi lascio un cucchiaio che io mi faccio pre-workout. Oggi non me la sono fatta pre-workout, quindi me la posso fare adesso per cena, per snack finale. Poi questo cioccolato è tipo bello spesso, e mi piace un sacco il cioccolato che è spesso, quello fino non mi piace, ma quando è spesso non lo so, c'è più voglia di mangiare, c'è più sostanza. Invece con questi, un sacco di proteine e un sacco di volume che ci serve per essere sazi. Allora, vi avevo detto a inizio video che avrei tracciato tutto, solitamente non traccio, ma lo faccio oggi così che capisco. Anche, è interessante anche per me vedere quanto vicino ci vado. Sto usando MyNet Diary, che è quella che ho sempre usato anche all'università, perché in Inghilterra all'università trovavo tutti i cibi. Qua non ne sto trovando tanti, se non trovo la voce esatta trovo tipo una cosa che le va vicino, che ne so, ad esempio la protein cream ci ficco come se fosse un cucchiaino di Nutella e basta. Non mi faccio troppe pippe mentali su queste cose, poi con l'esperienza riesco a capire se i valori sono simili oppure no. Poi su alcune di queste è fighissimo, posso scannerizzare il codice a barra, ad esempio di questo non l'ha trovato, ma di delle altre cose l'ha trovato. Allora raga, vedi perché fa bene tracciare? Pensavo meno. Oggi 1960 calorie, quindi appena sotto le 2000 calorie, spittate decisamente abbastanza equamente. 550 pre-workout, 420 dopo, 450 più o meno come cena, e quest'ultimo snack addirittura 540, che però è l'unica cosa buona che mi sono mangiato. 1960, 204 grammi di carbo, 165 grammi di pro, 51 grammi di grassi, e io più o meno mangio sempre così ogni singolo giorno, quindi anche facendo ad occhio praticamente i macro vanno benissimo, sto colpendo il mio obiettivo proteico di oltre 2 grammi per chilo corporeo, i grassi vanno benissimo, sto oltre i 30-40 perché è essenziale per il testosterone e per gli altri, per il corretto funzionamento ormonale, e i carboidrati vanno benissimo così. 1960 calorie, quindi manco così basso. Ora lo so, quindi forse dovrò ridurre un tantino magari il pane che sto mangiando, le fette di pane che ne ho fatte un po' troppo oggi, e però più o meno ci siamo. Queste sono le calorie delle giornate low, e poi nelle giornate high mangio come voglio, o comunque di più sicuramente, quindi sto secondo me a mantenimento leggermente sopra, penso in teoria intorno alle 2600-2700. Raga, io sono ufficialmente morto, collassato. Mi ero dimenticato di farvi vedere che oggi ho preso pure la creatina, 5 grammi. In realtà l'ho divisa in due dosi, semplicemente perché la creatina può dare un pochino di disturbi di stomaco se presa una grossa dose e se non è presa con un pasto, quindi non so dove inquadrare. Mi sono fatto la splittata facilmente in due dosi, così che non sento nessun tipo di side effect di quel tipo. Però 5 grammi totali in una giornata e niente. Io spero che vi sia piaciuto sto video low day of a full day of eating con me, realistico. Ne ho un pochino in programma da fare, o comunque che mi sono venute un po' di idee di fare alcuni full day of eating un po' diversi, magari uno in giornata high e magari uno anche dove provo a massimizzare il volume un sacco, quindi mi ci chiudo proprio, magari con qualche ricetta proteica qua e là, e così massimizziamo il volume per pochissime calorie. Fatemi sapere se siete interessati a questi due video nei commenti. Se vi è piaciuto questo, vi chiedo di lasciarci un like perché aiuta tanto con l'algoritmo. E niente, oggi è stato appunto non una cosa super interessante, ma molto reale, vera. Mangio così, che per me è un modo sostenibile. Mi piace mangiare così, riesco a stare appunto a calorie piuttosto bassine. E ovviamente è solo un esempio. Io mangio molto spesso le stesse cose, ma non è per tutti. Né l'introito mio calorico che vi ho mostrato, né i macro, ognuno di noi li deve individualizzare e calcolare per sé. E anche la scelta di cibo, alla fine ognuno di noi è un po' diverso, e anche quanti pasti fare, quanti grossi farli, bisogna ascoltare
se stessi, capire le proprie preferenze. Questo viene un po' con l'esperienza, ma anche ai segnali che ti dà il tuo corpo, e anche sapere accettare che a volte il momento sei scelto te di sei in definizione, accetti che saranno passi un po' più blandi, cibi un po' meno divertenti e che dovrai fare qualche piccolo sacrificio, ma alla fine ricordiamoci che l'abbiamo scelto noi, e io almeno per questa volta la sto prendendo in questa maniera. Ti ringrazio di cuore per tutto il supporto, sono stanco morto, sono le 10 passate, e come sempre keep improving, fatemi sapere se vi stanno piacendo questi video, grazie un sacco, ciao raga, alla prossima.